Valerio Carelli, che invece ci parlerà dell'apparato visivo dei pazienti mitocondriali, disfunzioni e trattamenti. Grazie a Piero e a Vito in particolar modo per essere qua nuovamente. Anch'io ho visto nascere e sono cresco insieme a questa cosa. E mi è stato ovviamente chiesto di parlare del nervo ottico, cioè dell'occhio, ma alla fine si tratta del nervo ottico, e in questo senso ribilancio un po' la presentazione di Antonio, che era tutta muscolocentrica, per dire che non ho un nervo ottico. L'altra malattia che è stata diagnosticata con una mutazione di DNA mitocondriale era appunto la neuropatia ottica di Denver. Ora tutti iniziamo con questa diapositiva rubata a Massimo Deliani tanto tempo fa, e nella costellazione di malattie, di sindromi e di tessuti coinvolti legati alla mutazione di DNA mitocondriale, sicuramente l'occhio ha almeno due componenti a essere costantemente coinvolte, molto frequentemente coinvolte. Il nervo ottico è la principale, ma una retinopatia pigmentaria può essere anche frequente. Ora, all'inizio tutto era focalizzato sulla neuropatia ottica ereditaria di Leber, perché appunto nell'88 è stata insieme alla PEO prima malattia mitocondriale ereditata matrilinearmente ad essere associata con una mutazione, ma negli anni 2000 si è poi scoperto che la cugina di primo grado della Leber, cioè la trofia ottica dominante, che deve essere appunto trasmessa come tratto mendeliano, non era stata considerata inizialmente come malattia mitocondriale, in realtà è associata a mutazioni in una proteina che funziona nei mitocondri, che è OPA1, la maggior parte dei casi. Quindi da varie differenti direzioni come lesione molecolare si riesce a finire su una cosa che è sempre la stessa, cioè la trofia del nervo ottico. Ora, nella estrema sensibilità che le cellule gangliari della retina, che originano il nervo ottico, che sono a tutti gli effetti dei neuroni, i vari meccanismi che sono stati tirati in ballo in 20 anni di ricerca su cellule, anche su modelli animali più recentemente, quello che sembra essere il tema comune sono alcuni punti, alcuni snodi a cui si arriva sempre. Uno di questi è un deficit del complesso primo, perché sia la forma dominante che la neuropatia ottica di Leber finiscono per affliggere questa componente della catena respiratoria, e come indotto di un difetto del complesso primo abbiamo, come tutti sanno, un aumento dello stress ossidativo. E più recentemente iniziamo ad avere dei dati nella direzione di quello che ci raccontava questa mattina Rosario Sarino Rizzuto. Può esserci un'alterazione nei flussi di calcio e nel modo con cui il calcio viene trattato da parte dei mitocondri rispetto al resto della cellula, e sicuramente con l'avvento della forma dominante abbiamo anche capito che è molto importante come i mitocondri si fondono e si distribuiscono all'interno di questo sistema neuronale, e come da un lato l'eliminazione di quelli che non funzionano via mitofagia / autofagia, e dall'altro la capacità compensatoria di rimpiazzarli con una popolazione nuova neosintetizzata sono importantissimi nel determinare la malattia o nel risparmiare certe persone che, pur avendo la mutazione, non sviluppano la malattia. Il meccanismo di morte cellulare quando si arriva poi all'atrofia è quasi sicuramente di natura apoptotica, quindi silente da un punto di vista, queste sono malattie neurodegenerative, non infiammatorie. Ora, per poter fare trial clinici e testare l'efficacia delle terapie è molto importante conoscere la storia naturale della malattia, cioè sapere cosa misurare quando uno poi dà la terapia ai pazienti. E da questo punto di vista la neuropatia ottica di Leber è da tutti considerata una specie di banco di prova, perché
abbiamo una discreta conoscenza di come questa malattia funziona e di come evolve. Ora, abbiamo anche avuto recentemente una implementazione nelle capacità tecnologiche di osservare quello che succede al paziente, per esempio l'OCT, Optical Coherence Tomography, è un attrezzo che misura in vivo la quantità di materiale che in tempo reale viene poi perso durante la neuropatia ottica di Leber nel fondo dell'occhio, che sono le fibre nervose che compongono quel nervo ottico. Quindi noi possiamo misurare come queste fibre vengono perse con delle onde molto specifiche, prima da un lato e poi dall'altro, e a questo possiamo associare l'evoluzione drammatica di una iniziale perdita di sensibilità solo nella parte centrale, molto limitata, che poi si espande nel famoso scotone centrale fino a oscurare il campo visivo nella versione più grave. E questa progressione così precisa, per i pochi casi che noi abbiamo potuto vedere in fase post-mortem, cioè all'autopsia, corrisponde a un pattern molto preciso di morte neuronale, e questo è un qualche cosa che ci ha aiutato a comprendere meglio come si verifica il processo patologico. Voi vedete che il nervo ottico visto in sezione trasversa, la parte colorata è quella dove le fibre ci sono, inizia nelle sue forme più lievi in un modo molto specifico solo su un lato. Questo è il lato del nervo ottico dove sono contenute le fibre a calibro minore, sono quelle più sottili. E a mano che la severità del processo neuropatologico aumenta, questa area di perdita fibrale si espande negli altri settori fino a invadere praticamente l'intero nervo ottico e rimanere solo sul lato nasale, una piccola isola di fasci residui. Questi capita che siano gli assoni, le fibre nervose a calibro più grande. Quindi, con adeguati studi di natura morfometrica, cioè andando a misurare il calibro di tutti gli assoni, abbiamo compreso che la neurodegenerazione marcia seguendo il calibro delle fibre. E questo ha una sua spiegazione: le fibre più sottili sono quelle che sono meno capaci, sono molto esigenti dal punto di vista metabolico e sono le meno capaci ad accomodare una risposta compensatoria, perché hanno meno volumi in cui accomodare i mitocondri proliferati, che sono la naturale risposta alla sofferenza del neurone. Quindi, in definitiva, le fibre più sottili sono quelle che muoiono per prima, producono lo scotoma centrale, il cosiddetto fascio papilomaculare, e il motivo principale perché questo avviene presumibilmente è dato dal fatto che hanno il rapporto tra la superficie dell'assone, che è la richiesta energetica, e il volume che contiene quello che materiale che l'energia fornisce, cioè i mitocondri stessi, hanno un rapporto più sfortunato, meno efficace. Questa cosa, che è proprio nel nervo ottico, in realtà sembra avere un riscontro di natura generale. Abbiamo all'inizio di questo anno pubblicato un lavoro con uno sforzo enorme, sia collaborativo con vari gruppi, sia dal punto di vista proprio di numerosità del campione analizzato. Questo è un lavoro targato Teleton, grazie al progetto Teleton finanziato a me personalmente, ma anche a Massimo come proprio progetto. Riteniamo di aver capito che i pazienti che hanno la mutazione ma non si ammalano hanno una capacità di proliferare i mitocondri molto più efficace, più efficiente di quelli che si ammalano. E entrambe le popolazioni, questi sono quelli che si ammalano e questi sono quelli che non si ammalano, entrambe le popolazioni comunque reagiscono alla presenza della mutazione aumentando la massa mitocondriale, perché questo è quello che normalmente noi vediamo nella popolazione di controllo. Questa cosa ha un riscontro in termini di copie di DNA mitocondriale trovate all'interno del nervo, anche all'interno del nervo dove noi abbiamo studiato il numero di copie andando a campionare con il laser cuccioli proprio le fibre dai vari settori, iniziando da quello temporale dove, come abbiamo detto, ci sono le fibre più vulnerabili. Se poi andiamo a guardare questa cosa in microscopia elettronica, abbiamo un riscontro effettivo di quello che succede. Questa è una fibra, un assone isolato
di una persona normale a sinistra, e a destra vediamo una fibra residua di un paziente con neuropatia ottica di Leber, ha una guaina mielinica molto assottigliata, quindi qui già c'è una copartecipazione al processo patologico di un'altra specie cellulare che sono gli oligodendrociti, e una collezione di mitocondri incastrate all'interno della soplasma che testimonia appunto il tentativo di compenso di cui vi parlavo. E chiaramente il volume entro cui si accomodano questi mitocondri rispetto alla superficie dell'assone è esattamente il punto critico che rende particolarmente vulnerabili le fibre di calibro minore rispetto a quelle di calibro maggiore che sopravvivono. Una cosa sulla quale io punto sempre molto è la componente mielinica, perché nel nervo ottico rimangono fibre che letteralmente non hanno mielina. Questi assoni che vedete in verde qua non hanno il loro anello rosso. Questa è una colorazione doppia per neurofilamenti e per guaina mielinica e per mielina. E se andate in microscopia elettronica rivedete lo stesso fenomeno. Accanto a assoni con una bellissima guaina mielinica, noi troviamo assoni che sono quasi derivati della mielina. Quindi la malattia è quantomeno composta da una dinamica che coinvolge due tipi cellulari, il neurone vero e proprio e l'oligodendrocita che fornisce la mielina. Tutto questo è ora stato riprodotto in un modello animale, dopo molti anni, e nel topo la preferenza per i piccoli assoni, l'accumulo dei mitocondri all'interno degli assoni e l'assottigliamento della mielina, come potete vedere da alcune immagini, sono assolutamente identici a quello che noi vediamo negli umani. Quindi questo è un modello animale su cui si potrà molto lavorare nell'immediato futuro. E c'è la controparte della Leber da un punto di vista del modello animale, è in corso d'opera. È un modello che è stato sviluppato da Luca Scorrano, probabilmente domani ne farà cenno, e noi ne stiamo studiando la morfologia della retina del nervo ottico, e i risultati preliminari ci fanno vedere che c'è una perdita di mielina anche in questi animali e una perdita di assoni che segue. Quindi, come dire, se andiamo a mettere in parallelo le due patologie e i meccanismi cruciali che portano alla neurodegenerazione, troviamo alla fine molte similitudini. Abbiamo un effetto del complesso primo, come dicevamo, un incremento dello stress ossidativo, una frammentazione del network, che nel caso di OPA1 è dovuta proprio al fatto che c'è una mutazione in una delle proteine che fondono i mitocondri, ma nel caso delle mutazioni Leber è un indotto della disfunzione della catena respiratoria. A questo si associa una patologia della mielina. Il risultato finale è che la distribuzione molto delicata dei mitocondri all'interno di questo sistema è alterata, il trasporto dei mitocondri lungo gli assoni è alterato e a un certo punto la cellula non ce la fa più e degenera della rottura. Ora, come ho detto, le neuropatie ottiche mitocondriali, a questo punto entrambe direi, sia la Leber che la ottica dominante, sono diventate un target su cui fare esercizio di terapia, perché presentano una serie di vantaggi. Solo un tessuto è affetto, quindi il sistema è controllato, non c'è questa costellazione di multisistemicità che caratterizza la maggior parte delle altre malattie, e anche la variabilità poi fenotipica che caratterizza le altre malattie mitocondriali. La patogenesi a questo punto è relativamente conosciuta, la storia naturale è predittibile e misurabile, come abbiamo visto, tramite l'OCT e la combinazione di una serie di altre metodiche neuroftalmologiche. Per cui, avendo delle buone misure, sapendo che cosa ci aspetta nella storia naturale della malattia, noi possiamo presumibilmente andare a verificare se una terapia risulta efficace. Non ultimo, attualmente abbiamo a disposizione anche dei modelli animali. Ora, le opzioni terapeutiche per le neuropatie ottiche mitocondriali, Leber e DOA, possono essere riassunte in una serie di punti. L'approccio che è tuttora usato, perché è quello di immediato
immediata fruibilità, lo si può fare anche qua in Italia, è quello di usare degli antiossidanti. Da noi usiamo l'idebenone, l'EPI-743 è stato un tentativo terapeutico di natura sperimentale, di cui vi racconterò qualcosa tra breve. Però sulla base della nostra esperienza relativamente al fatto che chi non si ammala ha più DNA mitocondriale, e Massimo ha studiato molto l'aspetto della biogenesi mitocondriale come ipotesi terapeutica, mi sentirei di dire che questa è un'altra strada da seguire. Ovviamente nella fase acuta sarebbe molto importante interrompere il circolo vizioso che porta a morte cellulare, per cui l'uso di farmaci antiapoptotici sarebbe auspicabile, e poi c'è tutto il tema della terapia genica su cui dirò due parole. Ora, per quanto riguarda l'idebenone, non spendo molto tempo perché è oramai consolidato da una serie di dati che sono anche in letteratura, che ha un'efficacia, sebbene limitata, ma ha un'efficacia, quindi conviene darlo ai pazienti. L'efficacia, da quello che sembra, è limitata al fatto che aumenta la capacità di recupero di vista dopo che i pazienti hanno perso la vista, e questo potrebbe essere correlato a una capacità di mantenere nel sistema una quantità maggiore di assoni e di fibre all'interno del nervo ottico. Sicuro è che con l'idebenone, anche se dato molto precocemente, noi non interrompiamo l'avvento della malattia. Quindi questo farmaco o questa strategia terapeutica, quella degli antiossidanti, da sola non impedisce alla malattia di progredire. Oltre alla clinical trial che è già stato pubblicato e alla nostra casistica retrospettiva che integra in modo piuttosto consistenti i dati del trial clinico, sappiamo che sta per iniziare un nuovo trial clinico con una tempistica prolungata e con dei dosaggi diversi, che sarà guidato in Inghilterra da Patrick Weiman e dal gruppo di Newcastle. E nel frattempo sono uscite varie pubblicazioni sul meccanismo d'azione dell'idebenone, è un antiossidante e salta a piedi pari nel blocco del complesso B. L'altro antiossidante che ha avuto una certa risonanza in tempi recenti, perché è stato usato sia nelle malattie infantili con la sindrome di Lee, sia nelle neuropatie ottiche ereditarie, è l'EPI-743, che è una molecola ibrida, diciamo, incrocio tra una vitamina E e un chinone. Ora il trial aperto sui pazienti LEDER è concluso, sono stati alla fine validati e inclusi 15 pazienti tra gli Stati Uniti e l'Italia, noi ne abbiamo trattati 3 qua in Italia. E diciamo che, ve la faccio breve rispetto a quello che può essere mostrato nella figura, abbiamo 3 tipi di comportamento. Abbiamo alcuni pazienti che effettivamente recuperano, in alcuni casi anche brillantemente, sia il campo visivo che l'acuità visiva, e mantengono le fibre all'OCT. Abbiamo pazienti in cui la malattia in qualche modo si stabilizza e non diventa così severa come ci si aspetterebbe, quindi qui vedete tutte linee orizzontali e una perdita comunque di fibre misurata all'OCT. E abbiamo una terza categoria di pazienti che invece segue la naturale storia clinica della malattia e sembra non rispondere in nessun modo al farmaco. Questi sono 3 esempi, solo facendovi vedere i campi visivi, quindi da uno scotoma centrale dopo 24 mesi, quindi questo è stato un trial molto lungo e l'effetto della terapia si vede sulla lunga distanza, non dopo pochi mesi, abbiamo un deciso miglioramento dello scotoma centrale. Abbiamo casi che più o meno non progrediscono, si fermano, e abbiamo casi che è come se non avessimo fatto la terapia, progrediscono. Questa cosa ha un riscontro anche fundoscopico, i casi che vanno bene mantengono la papilla ottica rosea, i casi che vanno malissimo diventano atrofici come da copione. Diciamo che in generale l'uso dell'EPI-743 quantomeno sembra produrre una certa preservazione di fibre nel sistema, quindi la capacità di recuperare sulla lunga distanza è direttamente proporzionale a quante fibre noi salviamo durante la fase tumultuosa acuta del processo neurodegenerativo. E un'altra osservazione, e questa la ritengo abbastanza interessante da un punto di vista prognostico, questo è in grado di pseudoedema, cioè di gonfiore delle fibre
misurato all'OCT a 6 mesi dall'inizio della malattia, quelli che vanno bene hanno le fibre meno gonfie di tutti quegli altri che vanno che rimangono stabili o che addirittura perdono. Questo significa che risolvere lo pseudoedema, risolvere questo aspetto di ingolfo degli assoni precocemente o da un punto di vista farmacologico o spontaneamente, perché alcuni pazienti hanno la capacità di farlo in qualche modo da soli, è un fattore prognostico alla lunga positivo, cioè meno edema c'è, più sarai capace di recuperare e di andare meglio alla fine. Per quanto riguarda l'attivazione della biogenesi mitocondriale, immagino che Massimo ve ne parlerà e l'unica cosa che vi dico è che nel 2010, collaborando con Carlo Giordano, che poi è stata anche l'autrice del lavoro del numero di Koch recentissimo, abbiamo notato e penso abbiamo dato una parziale spiegazione del perché i maschi sono più proni a sviluppare la malattia rispetto alle femmine. Abbiamo notato che esponendo le linee cellulari agli estrogeni, noi abbiamo un'attivazione della mitocondriogenesi, cioè esattamente quello che vediamo essere il fattore che tiene sani coloro che portano la mutazione. Per cui abbiamo intrapreso una seconda puntata di questa osservazione, che ve ne parlerà Carlo Giordano, usando non esattamente gli estrogeni ma delle sostanze che hanno un'attività estrogeno simile come possibili agenti terapeutici. E per quanto riguarda l'ultimo punto, e con questo concludo, l'aspetto della terapia genica, lo dico perché è appena stato approvato negli Stati Uniti il trial con l'approccio che è chiamato di espressione allotopica, ed è già iniziato in Francia questo trial. C'è un'azienda che produce un vettore virale che si chiama GeneSight, che ha iniettato in un occhio il vettore virale con il costrutto in alcuni pazienti Leber cronici, con la semplice finalità di dimostrarne il safety. Questa cosa significa che andremo incontro presto alla verifica sperimentale se questa terapia effettivamente è una strategia che può funzionare o meno. Per quanto riguarda l'atrofia ottica dominante, l'approccio della terapia genica è meno complesso ed è più fattibile. La questione è quella di capire quale delle isoforme del gene OPA1 va messa nel vettore virale, e su questo se il topo elaborato da Luca Scorano funziona, sarà possibile fare una sperimentazione preclinica in tempi brevi. Ora, molti anni fa, penso che fosse il 99, fu applicata da Giovanni Manfredi e da John Guy, io fui coautore di questo lavoro, l'approccio dell'espressione allotopica. Che cosa significa? Che noi riesprimiamo il gene alterato che è codificato dal DNA mitocondriale nel nucleo e poi lo reinseriamo dentro i mitocondri, ingegnerizzando adeguatamente il prodotto proteico con una sequenza targeting per i mitocondri. Nel corso degli anni c'è stata una lunga e annosa polemica sul fatto se questa fosse un approccio efficace e se i risultati che si vedevano erano veri o meno. Carlos Moraes mise in dubbio questa cosa, il gruppo dei francesi, lo stesso che attualmente sta promuovendo il trial clinico nei pazienti, ha dato dimostrazione ragionevolmente buona che in realtà la proteina viene importata e inserita dentro al complesso primo, ma Antonio Ricketts raffreddò nuovamente gli entusiasmi dimostrando che bisogna stare molto attenti al fatto che in vitro soprattutto si selezionino dei retromutanti, per cui gli effetti positivi in realtà erano solo dovuti a basse quantità di DNA mitocondriale che aveva perso la mutazione e tornava a esprimere la proteina normale.
Ora, tutti questi studi sono stati fatti con un problema fondamentale, che nella cellula venivano contemporaneamente prodotte la proteina buona corretta dal nucleo e la proteina mutante nei mitocondri, e queste due competevano per essere assegnate al professore. Noi recentissimamente ci siamo industriati in questa cosa e abbiamo approfittato di una mutazione molto severa, che è uno stop codon, per cui la proteina NT1 non viene prodotta e il complesso primo si disassembla, e facendo tutto il giro dell'espressione allotopica voi vedete che questo è il complesso primo assemblato nelle persone normali, questo è il mutante, e qui torniamo ad avere una piccolissima quantità di complesso primo assemblato, ma è quel tanto che basta per far tornare a galla l'attività respiratoria e il potenziale di membrana, eccetera. Cioè, qual è la lezione? Che probabilmente l'espressione allotopica è un approccio a bassissima efficienza, ma è sufficiente a rimettere in sesto all'interno delle cellule ganglionari della rete nella situazione dal punto di vista metabolico. Quindi io personalmente, dopo molti anni di scetticismo, ritengo che questa potrebbe essere una soluzione. Quindi, per concludere, l'ultima slide, l'approccio terapeutico alla Leber può prevedere una terapia preventiva, cioè a coloro che non si sono ammalati, per mantenerli tali per tutto il resto della vita. Qui possiamo aumentare la biogenesi mitocondriale o possiamo fare la terapia genetica. Un approccio nella fase acuta, quando il paziente sta perdendo la vista, e qui io penso che la sola strategia degli antiossidanti non funziona, bisognerà avere una combinazione di farmaci che bloccano l'apoptosi e che correggano la biochimica di base dell'effetto biochimico. Quindi qui io non vedo in tempi brevi una soluzione, perché tutti i trial finora ci hanno dimostrato che non siamo in grado di arrestare la malattia quando questa è iniziata. E infine, nei pazienti cronici vale ancora la pena di fare terapia, perché quello che rimane nel nervo ottico può essere fatto funzionare al meglio e si può impedire che progredisca anche a piccoli livelli nel corso della vita di una persona la malattia, in modo da congelarla appunto in proiettile. Ringrazio tutti i ragazzi che lavorano con me, soprattutto tutti i gruppi con cui collaboriamo, che sono tantissimi. Questa è solo una lista parziale. Grazie. Grazie Valerio, con il suo entusiasmo che ci trasmetti, ma allo stesso tempo ci disorienti, perché ovviamente molti interrogativi si pongono di fronte a queste prospettive. Una domanda, abbiamo tempo per un intervento. Prego, ma scusi. Tutti le abbiamo condivise per molto tempo. Il problema è che Conrad Grinsky ha basato parte dei suoi esperimenti sull'uso di NT4 umano complementare a un modello animale di ratto, e c'è, mi sembra, una consolidata evidenza che esiste una barriera di specie molto stretta, per cui l'oscurità del DNA mitocondriale che vanno a finire in altre specie non funziona per il primo momento. La seconda domanda è, fatto vedere, è stato interessante, che l'Edelman è un fattore prognostico importante, come allora procederesti una terapia per ridurre questo fattore prognostico nel cortisone? Allora, la prima domanda è assolutamente giusta, e io penso che il modello animale che loro hanno sviluppato non è un modello animale faithful della Leber, perché qualsiasi cosa tu metti nell'occhio di un topo che viene dall'uomo non si integra con quello che è prodotto dal topo e produce una malattia, quindi quello non va bene.
però noi abbiamo un topo vero con una mutazione del DNA mitocondriale del topo su cui esercitare questo tipo di terapia. Quindi questa cosa significa che con il topo che ha fatto da Wallace potrebbe essere verificata, anche se loro hanno corso ad andare sui pazienti, perché è un dato di fatto che oramai tutta la fase di safety fatta sugli animali, inclusi gli umani, è stata oltrepassata, quindi loro stanno diventando già nei pazienti. Le basi biologiche sono inventate? No, non sono inventate, perché per quanto riguarda le cellule umane in cui tu fai l'espressione allotopica, tu vedi che funziona. Quello che ho fatto vedere io è fatto su cellule umane. Abbiamo saltato a pari lo step del topo. L'altra cosa non è edema, purtroppo, è pseudoedema. Quindi quella roba che noi vediamo, le fibre gonfie, sono una quantità enorme di mitocondri arenati, incastrati dentro il rassone, che lo fanno diventare grosso così. Quindi se tu dai il cortisone, non essendoci infiammazione, non funziona. E non ho idea di che cosa possa far scorrere i mitocondri. Abbiamo altre due brevissimi interventi. Esatto, siamo molto... Siamo in ritardo, rapide domande. Secche. Rimaniamo sul pseudoedema. Apparentemente l'idebenone sembrava ridurlo. Tu guardi i tuoi grafici, sembrava che quando tu trattavi i pazienti post trattamento la thickness delle fibre era ridotta. Allora, questa è una misunderstanding classico. La malattia di Leber, se avete visto la storia naturale seguita con l'OCT, è caratterizzata dal swelling nella fase iniziale, vedi tutte le fibre gonfie. Dopodiché sembra che il livello delle fibre si riduca, quindi stai tornando al normale. In realtà si riduce perché stai perdendo fibre e vai in atrofia. Quindi quel fatto di ridurre le fibre non è che il liberone sta facendo bene, è che il paziente sta andando in atrofia. E il fondo corsa è che poi sei molto sotto a quello che dovrebbe essere il livello di fibre normale. Quindi quello è un aspetto preeminentemente neuro-oftalmologico, diciamo, che inganna. Fabio Corsi, neuro-oftalmologia San Camillo. Una questione più pratica. Dopo che l'EMEA non ha giudicato sufficienti i risultati del 2011 per l'idebenone, quindi non ha permesso di licenziare il farmaco con indicazione, persiste la possibilità di prescrivere, come si dice, fuori etichetta. Però io ho letto che, in base a una normativa recente, la prescrizione fuori etichetta dovrebbe modificarsi in studio, diciamo così, sostenuto dall'AIFA, e quindi, diciamo, non so, ecco, volevo sapere se a te risulta questa novità, insomma, che l'AIFA potrebbe propugnare, sostenere uno studio di questi farmaci come l'idebenone, che noi continuiamo a usare fuori etichetta per un discreto numero di pazienti. Quindi in Italia a me non risulta che l'AIFA sta prendendo diciamo la leadership per fare una cosa tipo quella che dici te. La casa farmaceutica ha aperto, c'è un open access program, non so come cavolo si chiama, chiunque nel mondo sia mali di Leber può chiedere alla casa farmaceutica di Nevenone su base di un uso compassionevole, e loro quindi hanno trasformato il loro ex trial in uno studio aperto enorme e hanno molti dati in più. Infatti hanno ripresentato la domanda di approvazione all'EMEA e quest'anno verrà rigiudicata la situazione una seconda volta. E qui in Italia è solamente basato sul fatto che con la legislazione delle malattie rare e con il tuo piano terapeutico tu chiedi l'uso off-label e poi sta alle singole regioni, ASL, eccetera, approvare o non approvare. Di solito approvano, ma non procedura. Bene, grazie ancora Valerio. Passiamo allora alla successiva comunicazione. Enrico Bertini.